Dimmi Giorgia, che c'è? No. Ma Giorgia, ti stai annoiando, ma non lo vedi che c'ho il computer, sono andato a lavorare. Non posso giocare con te. Fai una cosa, vai su in camera e ora ti chiamo Stefano che sta guardando la televisione e giochi con lui, va bene? Sono scesa ora da camera. Vai su, ora ti chiamo Stefano, vai per favore. Stefano, senti un po', anziché guardare la televisione, potresti andare su a giocare con Giorgia così gli fa un po' di compagnia? Va bene, zio. Che c'è, Giorgia? Stavo guardando la televisione e ora mi hai chiesto di giocare. Uffa, Stefano, quanto rompi. Comunque, giochiamo alle Barbie? Te hai questa qua tutta spettinata. Ma che brutta è? Ma poi, capelli rosa, le ali da fatina, no? Giorgia, io non ci gioco a questa roba, non ci ho mai giocato. Figurati se ci gioco ora, dai. Prendi, dai. Senti, Giorgia, io torno a guardare la TV. Stefano non vuole mai giocare con me, è tutta colpa del babbo e della mamma che non mi hanno fatto una sorellina con cui giocare. Io mi sto qui da sola. Lo sapete che vi dico? Vado fuori a giocare col monopattino, almeno mi diverto un po'. Stanno bussando? C'è qualcuno che può andare alla porta? Nessuno, mi tocca andare a me. Ma dove sono tutti? Arrivo! Ciao, ma che ciao Giorgia, ci siamo visti prima, dai. E poi lo sai, per entrare ci sono le chiavi alla porta e una vita che stanno qui. Quindi la prossima volta apri con le chiavi, va bene? Oh, non posso guardare neanche la TV. Aspetta, Giorgia, ma tu non eri in camera? Mi sa che stanotte ho dormito troppo poco. Vabbè, forse è meglio che mi faccia un bel riposino. Chi era la porta? No. Aspetta, non mi torna qualcosa. Com'è possibile? Ero. È sempre una pioggia. Con mamma Cinzia quante ne combiniamo. Tra giochi, risate, salti e ci divertiamo. Tanto divertimento. Ciao ragazzi, è uscito il nostro primo libro. Lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia oppure su Amazon. Correte a comprarlo! Stefano, calmo, che succede? Sei troppo agitato. Allora, Giorgia, ora andiamo ad aprire la porta e mi raccomando, non urlare perché c'è lo zio di là e ci sente, va bene? Va bene. Andiamo, dai. Silenzio! Ciao Giorgia! Oh, così ci vedo meglio. Ma hai gli occhiali come i miei. Ma i capelli pure a me. Quello sciocco e rosa. Hai denti uguali ai miei, ma sono io. Stefano, ma chi è questa bambina? Non lo so. Come ti chiami, bambina? Sono Sofia e sono la gemella di Giorgia. Sono la gemella? No, aspetta, cioè, ora non solo una, me ne devo sorbire due? Oh, no. E poi, aspetta, chi mi dice che non sei un impostore? Io voglio essere sicuro, voglio vedere la carta d'identità. Ecco la mia carta d'identità. Ok, vediamo un po'. Allora, Sofia, il cognome corrisponde, anche il posto in cui vivi, 9 gennaio 2016. Ma coincide tutto, Giorgia! È davvero la tua sorella gemella! Sì, che bello, sono troppo contenta. Ma non è possibile. Una sorella gemella, Stefano! Oh no! Ma Sofia, perché no, te non eri mai stata con me? Perché Babbo Salvo alla nascita mi ha abbandonato. Che brutta persona che è mio babbo. Non me lo sarei mai immaginato dallo zio Salvo. Non è che poi abbandona anche me? Io non ti abbandonerò mai. Però ora dobbiamo entrare in casa senza farci scoprire da Babbo Salvo. Se no si rischia che ti caccia via di casa. Di nuovo. Ma come facciamo, scusa? Ce l'ho un'idea. Tu, Giorgia, intrattieni Babbo Salvo e noi due scappiamo sopra in camera. Sofia, ho pensato anch'io la stessa cosa. Si vede che siamo gemelle.
Ragazzi, sono troppo contenta di aver scoperto di avere una gemella. Se siete contenti anche voi, lasciate tantissimi like e continuate a seguirci. Bello. Fermi qua. Babbo. Sì? Ma te lo sapevi che... Ok, andiamo. Quella volta al campino per fine scuola, io mi sono divertita tanto. Sì, poi con le mie amiche siamo andate sull'altalena, abbiamo fatto un gioco di paura. Te, visto che eri lì a non fare nulla, sì, ti eri annoiato. Sì, Giorgia, sto lavorando, ma non lo vedi? Ma, cioè, scusami, mi puoi raccontare tutta questa bellissima storia, magari dopo che ho finito di lavorare? Eh? Va bene, vado su. Va bene, ciao, divertiti. Ciao. Mamma mia. Ma perché in questa casa non si può mai lavorare in santa pace? Allora, ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Alla porta! Oh, ciao Giorgia! Ciao mamma! Ma sbaglio o l'ho salutata due volte? Devo avere le allucinazioni stamane. Ok ragazzi, ora bisogna fare un letto per Sofia e bisogna che Stefano fa il palo. Ah, chiaro, il palo. Così va bene? No Stefano, ma che combini? Il palo vuol dire che devi sorvegliare la nostra camera. Ah, Stefano, sei sempre al solito. Non avevo capito. Vado, eh. Ok. Bene. Allora, mi metterò qui. Oh, stanotte non ho dormito. Speriamo di farcela. Ok, bisogna prepararti il letto per dormire, se no dove dormi per terra. Ok, sarà un po' complicato. Come si fa? Forse lo potrei fare. Dobbiamo tenere questo? Sì. Ho già rifatto. Oh, aiuto. One eternity later. Ce l'abbiamo fatta. Ora devi spingere un altro po'. Ok. Ragazzi, è ora di merenda e non sono scesi a mangiare. Non capisco perché. Gliela porto io, faccio prima. Ok. Qual è morto? Ehi, Stefano! No, si era addormentato. Stefano, perché ti sei addormentato? Non lo so. Perché ti sei addormentato? Perché ti sei addormentato? Forse perché non ho dormito stanotte. Vabbè, facciamo così. Mangia questo che magari ti prende un po' di energie. Questo è la porta a Giorgia. No, aspetta zio! Aspetta! Perché no? Lo porto io, non ti preoccupare. Anzi, in realtà non mi piace nemmeno troppo, quindi... Va bene, dai, ci porto io, vai. Giorgia, sei in camera? Ma tu sei dove sei letto? Dove sei letto? Sì, sono in camera. Giorgia, ti ho portato un blu... Che? Perché, Giorgia, ci sono due letti? Cosa succede? Perché ci sono due letti? Perché ci sono due letti? Perché ci sono due letti? Me lo dici tu, no? No, perché stanotte dormo qui, zio. Per quello. Qui. No, non esiste. Già che sei tutta la giornata a scrocco a casa nostra. Guarda la televisione, mangi plum cake, giochi con Giorgia, fai tutto. Anche la notte non può essere. Quindi, per favore, rimettiti il letto a posto e te stasera vai a dormire a casa tua, ok? Lo lascio qui. Sì, tranquillo. Sofia, esci fuori. Certo, Giorgia, che l'abbiamo scampata per un pelo, Vero. Comunque qui non possiamo stare, Giorgia. È troppo pericoloso, rischiamo che lo zio rientri di nuovo. E questa volta non andrà bene, sono sicuro. Se qui non possiamo stare, allora possiamo andare al piano di sotto. Però ancora più sotto, cioè nella sala giochi. Buona idea. Perfetto, andiamo ragazzi, andiamo. Dai. Quasi vado in cucina a bere. Mamma mia, ma quanto pesa questo coso? Stefano, Giorgia, che fate? Sono venuti a giocare. Ah, bene. Allora vi raccomando, però non fate assoluto posto che vi fate male. No, tranquillo zio, non ti preoccupare. Io mi blocco invece. Come si fa a portare questo coso su? Per una sete. Quasi faccio vedere il mio libro a Sofia. Ah ragazzi, voi ce l'avete il nostro nuovo libro? Se non ce l'avete, lo potete comprare in qualsiasi libreria d'Italia oppure lo potete comprare su Amazon. Ora vado da Sofia. Ce l'ho fatta. Giorgia, ma non eri giù un attimo fa? Sono venuta su a prendere il libro. Ma scusa, come hai fatto che non t'ho visto? E poi sei stata così velocissimo, come hai fatto?
per fare più veloce sono passata da fuori. Ah, da fuori, giusto. Ok. Ciao babbo. Ciao. Ma com'è possibile, ragazzi? È una cosa stranissima. Se vi sembra anche a voi che sia tutto strana questa situazione, lasciate un like e continuate a seguirci. Sofia, ma te la conosci la nostra nuova canzone dell'arcobaleno? Certo! Allora balliamola tutti insieme! Sì! Sono sicuro che l'ho vista giù e poi l'ho vista su. Sì, che c'è? Che è successo? Ma io oggi mi sembra di vederci doppio, perché sono sceso giù per prendere la lampada e ho beccato Giorgia e Stefano, che mi hanno detto che volevano andare giù, cioè che stavano giù per giocare. E io ho detto: ok, non vi fate male. Loro: sì. Poi sono salito su e me la sono rivista di nuovo qua Giorgia, in una frazione di pochi secondi. Come è possibile questa cosa? Salvo, stai tranquillo, non ti preoccupare. Secondo me sei solo un po' stanco. Dai, dici? Siediti sul divano, riposati, guarda un po' di TV che li vado a controllare. Okay. Vai, vai. Giorgia! Stefano! Sì? Sì, mamma? Tranquilli, ragazzi, lo so che c'è Sofia. Sofia? Io non conosco nessuna Sofia. Qui dentro non c'è nessuna Sofia, non so neanche chi è. Ragazzi, ma l'ho chiamata io, non dovete preoccuparvi. Ma, quindi... sapevi, zia, che Giorgia aveva una sorella? Vero? Cioè, non me l'avevi mai detto? No, ma quale sorella? Allora, ho incontrato Sofia insieme alla sua mamma a fare la spesa. L'ho guardata e ho detto: è uguale a Giorgia! Quindi l'ho invitata per farvi uno scherzo, vero Sofia? No, ma io volevo una sorella! Quindi alla fine è tutto uno scherzo, ma non è giusto! Sì, comunque ci sono cascato anch'io, perché è identica, veramente è identica a Giorgia. Va bene, mamma, ci sono cascata pure io. Però può rimanere qualche giorno a casa nostra? Ok, può rimanere, però mi raccomando, che Babbo Salvo non la scopra, va bene? Sì! Sì! Perché stai abbracciando un birillo? Perché nessuno mi abbraccia. Vieni! Ah, grazie! Ragazzi, che dite di fare uno scherzo a Babbo Salvo? Sì! No, non mi piace, secondo me finiamo nei guai. No, no. Invece sì, andiamo! Andiamo! Va bene? Ok, Sofia, il babbo non c'è. Nasconditi dietro il divano. Zio! Zio, vieni subito, dai! Zio! Che c'è? Vieni, che ti voglio Giorgia! Ma sto mangiando, dai! Vabbè, puoi mangiare anche lì, dai! Vabbè, arrivo, ma non si può neanche mangiare questa casa! Che c'è, Giorgia? Babbo, ti faccio una magia! Va bene, Giorgia, però muoviti, che stavo mangiando! Guardami! Uno! Due! E... tre! Giorgia, lo so, sei dietro il muro, lo sanno tutti questo trucco! Invece sono qui! Wow! Ah? Ma come hai fatto? Magia! Ma che cosa sta succedendo? Non capisco! Giorgia, Sofia, però se continuate così, prima o poi Babbo Salvo vi scopre! Invece che ne dici se diciamo al mio babbo che Sofia è veramente la mia sorella gemella? No, ragazzi, io non sono tanto d'accordo, Scusa, mamma, prima se l'hai fatto con noi, ora noi lo possiamo fare col babbo. Che ne dici, Sofia? Sì, anch'io la voglio fare. Ok, va bene, mi avete convinta. Però, secondo voi come la prenderà? Secondo me si farà una gran bella risata. Secondo me scappa via di casa. Secondo me sviene, come sempre. Ragazzi, secondo me si arrabbierà tantissimo. Salvo, puoi venire per favore? Devo proprio? Sì, dai, ti dobbiamo dire una cosa importante. Vai. Ma può essere oggi che mi lascio di pace, arrivo. Cosa c'è? Salvo, siediti per favore, ti dobbiamo dare una notizia.
No, non mi voglio sedere. Voi tre messi insieme mi fate paura. Che cosa mi state nascondendo? Che cosa avete combinato? No, Salvo, dai, siediti. È una cosa importantissima. Ti devi sedere, dai. No, non mi voglio sedere. Sto in piedi, così. Se me la vuoi dire, me la dici. Se no vado via. Ok, come vuoi, Salvo. Stai pure in piedi. Te la dico. No, la dico io. Babbo, io ho una sorella gemella. Sì, e io in macchina ho una giraffa. Ah sì, babbo, non ci credi? Allora guarda un po'. Ciao, babbo. Babbo, dillo una parola. Sì, mamma, ti ho detto che è tutto a posto. Te l'ho detto, quando ho qualche giorno di tempo ti vengo a trovare. Ok, dopo che la potete vedere, quando c'è un minuto che posso finire. D'accordo? Non c'è bisogno. Aspetta, scusa un attimo. Dimmi, Giorgia, che c'è? Ti devo dire una cosa. E non me lo puoi dire dopo che sono al telefono? No, babbo, te la devo dire ora. Vabbè, aspetta un attimo. Sì, mamma, c'è Giorgia che mi deve dire una cosa e non può dirmela dopo, va bene? Dai, ci sentiamo dopo. Sì, te la saluto, ciao. Sentiamo, che cosa mi dovevi dire di così importante? Ma voi mi sto annoiando. Cioè, tu mi hai fatto staccare la telefonata per dirmi che ti stai annoiando? Scusa, trova qualcosa con che giocare e gioca, no? No, babbo, sono sempre da sola e mi annoio sempre. E allora perché non chiami qualche tua amica, qualche tuo amico, chiami Mattia e non mi rompe le scatole a me? No, babbo, Mattia lasciamolo stare. Io voglio una cosa. E dimmi, che cosa vuoi? Dai! Babbo, io voglio una sorella! Giorgia, ci risiamo e ce lo chiedi sempre! Ma che cosa ti rispondiamo sempre alla mamma? Ormai basta, non si possono più fare fratelli e sorelle, ok? Quindi se vuoi giocare con qualcuno, chiama un tuo amico, chiama una tua amica e vai a giocare. E la sorella non ti si può fare adesso. E perché non l'avete fatta prima? Non avete pensato che io potevo rimanere sola, scusami! Non l'abbiamo fatta prima, perché prima abbiamo fatto te, ok? E ora non c'è più tempo, e comunque basta, mi sono stufato di questi discorsi, è sempre la stessa storia. Ti ho detto che ormai la sorella non si può più fare, quindi basta! No, mamma, io non voglio la sorella! Uffa, non è giusto! Io la voglio una sorella, un fratello per giocare, perché tutte le volte per giocare devo chiamare sempre qualcuno, invece avere una sorella ce l'ho direttamente a casa. Voglio una sorella. È sempre una pioggia, con mamma ci sia quante ne combiniamo, tra giochi, risate, scherzi, ci divertiamo, tanto divertimento. Ciao ragazzi, è uscito il nostro primo libro. Lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia oppure su Amazon. Correte a comprarlo! Ragazzi, se anche voi vorrete una sorella o un fratello come me, lasciate un like! Oh, Salvo! Sì? Sbaglio o ho sentito Giorgia che era arrabbiata? Che è successo? E che è successo? La solita storia, quando lei si annoia, gli viene in testa sempre il fatto che vuole una sorella o un fratello. Ancora? Ma quante volte glielo dobbiamo spiegare che ormai non si fa più in tempo a fare un fratello o una sorella? Siamo sempre alle solite. Senti, comunque io devo uscire, devo fare due commissioni. Ci vediamo dopo, ok? Va bene, dai, ciao. Ciao. Chi è che mi sta chiamando? Pronto? Babbo Salvo? Sì, sono io, chi è? Sono tua figlia! Che scherzo, grandi ragazzi! Mia figlia, ma io hanno sempre la testa al gioco. Chi mi ha chiamato? Non lo so, però sicuramente voglio fare uno scherzo. Giorgia, hanno suonato! Forse è arrivato qualche tuo amico? No, babbo, non ho chiamato nessuno, lasciami stare! Ok, allora, Giorgia non ha chiamato nessuno, la mamma non c'è! Sarà un corriere! Ma chi è? Chi è? Sono Barista, tua figlia!
mia figlia? No, cancelliamo, cancelliamo. Ma io non ho altri figli oltre Giorgia. Ma chi è? Spero che sia uno scherzo. Ok, e adesso chi è? Andiamo ad aprire. Sì? Ciao babbo, sono tua figlia. No, mi sa che ha sbagliato casa. È pure divertente mio babbo. Babbo, babbo, chi era alla porta? Era un corriere. Scusami babbo, dov'è il pacco? Quale pacco? Scusami babbo, il corriere portano i pacchi e dov'è il pacco? Ah, il pacco del corriere? No, ma aveva sbagliato casa, non era il pacco per noi. Ragazzi, il babbo mi sta nascondendo qualcosa. È come dire, mi devo inventare qualcosa. Non me la racconta giusta. Sarà di nuovo lei? Speriamo di no. Sì? Babbo, ma da tanto che ti cercavo, finalmente ti ho trovato. Sì. Scusa un attimo. Scusa, mi sa che forse c'è un malinteso. Te chi sei? E perché dici che sei mia figlia? Ma no, babbo, ma cosa dici? Sono Vanessa, sono tua figlia. È 15 anni che ti cerco. Ma con chi sta chiacchierando il babbo? Devo andare subito a vedere. Scusa signorina, io ho una bambina, ma si chiama Giorgia. Babbo, babbo, chi c'è giù? Con chi stai chiacchierando? Babbo! Sì, aspetta! Vieni con me, scusa, come ti chiami? Allora, Vanessa, vieni qua, te rimani qui fin quando ti apro, ok? Sì, Giorgia, sono qui! Babbo! Sì, dimmi Giorgia. Che succede? Ti sentivo parlucchiare con qualcuno. No, con chi? Con nessuno, no? Non c'è nessuno? Non parlo con nessuno. Babbo, ti sentivo parlare con qualcuno. No, non parlavo con nessuno, Giorgia. Sarà la tua impressione. Guarda che lo so che mi stai nascondendo qualcosa. Chi, io? No, lo sai che non lo farei mai, no? Sì? Allora, perché sei appiccicato alla porta? Perché sono appiccicato alla porta? Perché... Ah, è perché stavo andando in bagno e tu poi mi hai interrotto, Ciao sorella! Babbo, ma chi è questa sorella? Che vuol dire? Sorella, chi? No, qua, che? Che? No, non ho capito, che hai detto? Te lo dico su. Dai, babbo salvo, glielo dico io, sono tua sorella! Davvero sei la mia sorella? Oh, che bella! Oh, vieni, ti faccio vedere la mia cameretta. Scusate, voi due, venite qua! Che bello! È da quando sono nata che chiedo di avere un'altra sorella! Io invece è qualche anno che ho scoperto di avere una sorella e da quel momento ho sempre voluto conoscerti. Pensavo di averti trovata, ma la casa era diversa. Sì, quella casa era la casa vecchia, era molto più piccola. Invece questa qui è la nuova casa, ti piace? Comunque sono contentissima di averti. Oh, ma te mi hai chiamata Giorgia, quindi sai il mio nome. Ma io non lo so il tuo, me lo dici per favore? Io mi chiamo Vanessa. Ma è bellissimo il nome Vanessa! Vanessa, ti va di giocare con le Barbie? Le Barbie? Ma io adoro le Barbie, ne ho tantissime, abbiamo gli stessi gusti! Sì, dai, ti faccio vedere cosa c'ho! Guarda, te lo faccio vedere! Fammi vedere! Aspetta! Buongiorno! Ah, buongiorno! Questo ristorante è aperto oggi, infatti guarda, c'ho ancora da alzare la scritta Barbie. Io abito qua davanti. Ah, quindi vieni quando vuoi, ci abbiamo un sacco di cose. Esatto, però... Che bello ragazzi, sono felicissima di avere una sorella con cui giocare. Se anche voi siete felici per me, lasciate un bel pollicione. Pasta pronta! Lo sai che io e il mio babbo, che adesso è anche il tuo babbo, abbiamo fatto una canzone e ora te la voglio far ascoltare. Avventure in famiglia. 1, 2, 3, 1. Noi siamo Salvo e Giorgia. Wow, il video è sempre una pioggia. Con mamma Cinzia quante ne combiniamo. Tra giochi e risate, sai che ci divertiamo. Giorgia, ma è bellissima! Tanto divertimento.
ragazzi, mi sa che oggi sono proprio nei guai. Devo trovare una soluzione prima che arriva mamma Cinzia. Fatto? C'era qualcos'altro da prendere? No, Salvo, c'era solo l'acqua, grazie. Mamma, Babbo, lei è... No, allora, sì, lei è... lei è... Chi è? Lei è... Ma Babbo, come lei chi è? Hai sempre voglia di scherzare, lei è... Ah, aspetta, ve lo dico io, ve lo posso dire io, lo so io chi è lei. Lei è l'insegnante di recupero. Insegnante di recupero, ma di cosa? Come di cosa? Di matematica, giusto? Di matematica, lei è sempre scarsa in matematica, quindi gli hanno voluto assegnare un insegnante. Recupero di matematica, ma scusami, ma la scuola è iniziata adesso, come fa ad andare già male, Giorgia? Sì, quest'anno hanno messo delle regole nuove ai bambini che magari vanno, che l'anno scorso sono andati male, e gli assegnano subito all'inizio della scuola un insegnante, che non si può. Giusto, Giorgia? Diglielo, Sì. Perfetto, hai sentito? Quindi ora voi due la porti a studiare, per favore. Su, insegnate. Dai, su, quando avete finito e poi ci vediamo dopo, ok? Come sono avanti quest'anno con la scuola, Salvo, ma stai bene? Sei sicuro? Cioè, sei tutto bianco in faccia. Sì, sto benissimo. È che oggi fa un caldo. Comunque, io vado a sistemare qua. Aspettate un attimo, ma oggi è domenica. Cosa ci fa un insegnante a casa nostra? E poi, non è troppo giovane per fare l'insegnante? Qui, secondo me mi stanno nascondendo qualcosa. Voi ragazzi, se siete d'accordo con me, lasciate un like. Ok, la mamma Cinzia non mi vede. Ragazzi, sono nei guai. Devo trovare un modo per dire alla mamma che quella bambina è Vanessa, è la sorella di Giorgia, cioè mia figlia. Il problema è che non mi ricordo con chi l'ho fatta e quando l'ho fatta. Quindi ragazzi, aiutatemi, scrivete nei commenti cosa posso dire alla mamma, come dirglielo alla mamma questa cosa, perché bisogna subito risolverla. Anche perché non sono neanche tanto sicuro che Vanessa è mia figlia, cioè la sorella di Giorgia. No, sono i guai. Vanessa, sei qua giù. Vanessa, che c'è, Babbo Salvo? Vanessa, allora ti devi nascondere perché mamma Cinzia ha visto le telecamere di servizio di qua giù e ha visto un ladro, anche se so che sei tu, però lei non lo sa, quindi per favore al momento nasconditi, quando è il momento ti veniamo a chiamare, va bene? Ti raccomando. Va bene, mi nascondo. Cinzia, senti, allora, sono sceso giù, ho controllato dappertutto, ma del ladro non c'è traccia. È probabile che sia scappato dalla porta del garage. Meno male, almeno si può stare un po' tranquilli, ma almeno l'hai richiusa la porta, vero? Sì, ho chiuso tutto, non ti preoccupare, non entrerà mai più nessuno, va bene? Io, Babbo, invece vado giù a giocare con Vanessa perché, poverina, è sempre da sola. Ok, Giorgia, però ti raccomando, se senti la mamma, nascondetevi subito, va bene? Sì, va bene, Babbo, non ti preoccupare. Vanessa, sono io! Vanessa, sono io, Vanessa! È di nuovo qui questa mocciosa? Sì, sorellina, sono qui! Giochiamo insieme? Sì, certo, vieni Giorgia, leggiamo questo libro, ti va? Sì. Sugli alberi sbocciano nuvole di petali rosa e sui prati cresce l'erbetta tenera. Pronta, Salvo, Giorgia! Venite che dobbiamo fare la spesa, che non abbiamo niente in casa. Ah, sì, la spesa. Ah, dobbiamo venire anche Giorgia. Aspetta qui, che vado a chiamare Giorgia, che se non sbaglio è giù a giocare. Aspetta. Giorgia! Vanessa, Giorgia, muoviti, alzati, che dobbiamo andare via. Te, Vanessa, ti raccomando, se hai bisogno di andare in bagno, mangiare, sali su mentre noi non ci siamo. Rimetti tutto a posto e poi ritorna giù, nasconditi, va bene? Va bene, Babbo Salvo. Ah, dimenticavo, Vanessa, se vai su, non avere paura perché la mamma ha fatto tutto l'allestimento di Halloween. Tanto di me.
del nostro primo libro. Lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia oppure su Amazon. Correte a comprarlo! Wow, l'allestimento di Halloween! Voglio proprio vederlo! Dai, andiamo! Sì, arrivo! Giorgia, chiudi la porta! Ragazzi, speriamo bene. Continuate a seguirci e lasciate un bel pollicione. Sì, finalmente se ne sono andati. Finalmente se ne sono andati. Non li sopportavo proprio più. Soprattutto quella mocciosa appiccicosissima. Sono 3 giorni che sono chiusa in questa casa e non sono ancora riuscita a prendere niente. Ma adesso potrò finalmente divertirmi un pochino. Ma questo è il tablet di quella bambina antipaticissima. Beh, adesso è mio. Ma questo ha delle rifiniture d'oro. Sarà sicuramente prezioso. Beh, questo è mio. Ah, arte moderna! Sarà sicuramente di valore. Vieni con me! Niente di interessante. Ah, ecco dove tenevano i soldi. Ah, beh, sono un bel po'. Miei! E vediamo in cucina cosa posso rubare a mamma Cinzia. Bella questa macchina del caffè. Ma questa è la friggitrice ad aria. Bah, bella, mi serve pure. Questa viene con me. Oh, mannaggia, sono tornati. Oh, devo nascondermi. Dai, Giorgia, muoviti. Oh, ma non aspettate, ma nessuno che prende la busta. Tutti io devo prendere le buste, mi aiutate? Salvo, allora io vado a cucinare i bastoncini di pesce, ok? Io invece vado a vedere i nostri video sul tablet, ciao! Ok, e io andrò a lavorare. Oh, ora faccio i bastoncini di pesce nella friggitrice ad aria che vengono spettacolari! Ma non c'è la friggitrice aria, eppure ero sicura che era qui! È sempre stata qui, vicino alla macchinetta del caffè! Salvo! Ma sono sicura che l'ho lasciato qui prima di andare a fare la spesa. Ho capito chi è stato a toccarmelo. È stato il babbo! Babbo! Mi sono fermato un attimo per lavorare. Cosa volete? Babbo! Dimmi! Mi è sparito il tablet, per caso me l'hai toccato te? Giorgia, io che cosa me ne faccio del tuo tablet? No, in ogni caso non te l'ho toccato io! L'ho chiesto a te perché te me lo seguiresti sempre il tablet. Sei sicuro che non me l'hai messo da qualche parte? Giorgia, se te l'avessi sequestrato me lo ricorderei, ma non te l'ho toccato io questo tablet. Salvo, e a me mi è scomparsa la friggitrice ad aria. Mi dici te come faccio a cucinare i bastoncini di pesce? E sono sicura che me l'hai spostata te, guarda. Oh, ma può essere che mi date sempre la colpa a me? Ma io, secondo te, ma che me ne faccio della friggitrice ad aria? E perché la dovrei avuto spostare? Che se tu apri la cucina, io non ho toccato né tablet né friggitrice ad aria. Quindi non sono stato io. Posso lavorare adesso? Mi sono rotto. Ogni volta che succede una cosa in questa casa, ve la prendete sempre. Scusa, ma qui non c'era il gorilla? Dov'è il gorilla che è costato un sacco di soldi? Allora qualcuno ha toccato le nostre cose. Salvo! Ma non è che è tornato il ladro? Controlla se ci sono i soldi. I soldi? Giusto, i soldi! Giorgia, ma non è che è stata Vanessa? Ma no, babbo, non può essere. Mia sorella, cioè tua figlia... Sì? Non farebbe mai queste cose. Giusto, però aspetta che controlliamo se ci sono i soldi. Ragazzi, hanno rubato tutti i soldi. Cinzia, 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 hanno rubato tutti i soldi. No, Salvo, bisogna per forza guardare le telecamere di sorveglianza. Perché secondo me è stato il ladro dell'altro giorno. Te l'ho detto, l'avevo visto.
visto? Telecamere? No, no, ma che telecamere? No, non c'è bisogno. Come non c'è bisogno? Sì che c'è bisogno, Giorgia. E sono sparite un sacco di cose e tanti soldi. Dai, andiamo a controllare. Ma perché Giorgia non sta scendendo a giocare? Cosa sta succedendo? Ragazzi, se anche voi, come me, pensate che ci sia un ladro in casa, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Salvo Giorgia, dai, venite! Ora guardiamo se veramente c'è qualcuno in casa. Hai visto? Io te l'avevo detto che c'era qualcuno! Assomiglia a quel personaggio che ho visto l'altro giorno in garage. C'è un ladro, visto? Visto? Sì, visto. No. Giorgia? No, guardate! Guardate, si vede la faccia! Ma questa qui però assomiglia alla ragazza che era in casa l'altro giorno a fare recupero a Giorgia! Sì, sì! Sono sicurissima! No, non è lei! Ma no, mamma, non è lei! È impossibile, scusa! Ma come non è lei? Guarda, è proprio uguale! Me la ricordo bene, è stata qui tutto il giorno! No, no! Giorgia, a questo punto è il momento di dirlo alla mamma. Che cosa mi dovete dire? Che cosa mi nascondete voi due? Cinzia, siediti che ti dobbiamo dare una notizia. E non è l'insegnante, ma è mia figlia, cioè la sorella di Giorgia. Tua figlia. Secondo me invece voi due siete due babbei. Non avete visto che non assomiglia né a te Salvo e neanche un pochino a Giorgia? E non avete pensato che poteva essere una ladra che con una scusa qualunque si è intrufolata in casa per rubare? Ma non è giusto. Giorgia. Giorgia, vai, Giorgina, vieni qua, alzati, vieni qua, metti seduto. Io, babbo, in questi giorni mi sono affezionata, era da tantissimo tempo che volevo una sorella. Era bello quando... Mi piace, guarda, anch'io mi c'ero un pochino affezionato in questi giorni. Vieni qua. Giorgia, amore mio, mi dispiace tanto che ti abbia fatto credere di essere tua sorella. Lo so quanto ci tieni, però queste cose accadono nella vita. Mi dispiace, amore. Io voglio una sorella. Salvo, bisogna risolvere questo problema in tutte le maniere. Senti, ma secondo te è ancora in casa? Sì che è in casa, è nascosta giù in garage. Ah, per quello che eravate sempre giù. Comunque, bisogna trovare una soluzione. Voi la dovete distrarre, mantenere lì e io chiamo la polizia, ok? Ok, allora vado subito in garage. Mamma, vengo anch'io ad aiutarti. Vanessa, sei qui? Senti, ti dobbiamo dire una cosa. Ah, finalmente vi rivedo. Vanessa, ti dobbiamo nascondere perché la mamma Cinzia sta scendendo per controllare. Quindi vieni con me. Vieni, vieni, ti mettiamo qui dove eri l'altro giorno. Ok, ti raccomando, non dire una parola. Ciao, 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 vai a prendere il banco. Veloce, 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 veloce. Entro qui. Entro qui. Qui alla porta. Così, ora, metti su da sopra. Così non può scappare. E aspettiamo la polizia. Ma cosa fate là fuori? Perché sento dei rumori alla porta? Oh. Oh. Non è che hanno scoperto qualcosa? Apritemi! No, non ti apriamo! Lo sai perché? Perché ti abbiamo scoperta, brutta bugiarda! Te sei una ladra! E tra un po' arriva anche la polizia! Quindi non ti facciamo uscire! No! Mi hanno scoperto! E ora, come faccio a scappare da questa lavanderia? Pronto, polizia? Sì, salve, buonasera! Senta, abbiamo un ladro in casa! Sì, un ladro! È intrappolato, sì! Fra quanto arrivate?
10 minuti. Perfetto, 10 minuti, ok, grazie. Ragazzi, 10 minuti e sono qui. Mamma, cucciola. Allora, Vanessa è chiusa nella lavanderia. Ok, perfetto. Tra quando arriva la polizia? 10 minuti, ho già telefonato. Ok, perfetto. Ah, senti, hanno suonato. Sicuramente sono loro, sono già qui. Andiamo. Andiamo. Eccola. Buonasera. Buonasera, gente. Dunque, dov'è il ladro? Signora gente, dovrebbe essere giù in lavanderia, giusto Giorgia? Sì, sì, mamma, non ti preoccupare, è chiuso in lavanderia e il babbo gli sta bloccando la porta. Ok, mi faccia strada. Venga, venga da questa parte. Seguite me, seguite me. Oh, siete arrivati. Oh, ecco, la gente, la ladra è qui dentro. Ora sei spacciata, è arrivato il poliziotto. Prego, la gente è qui dentro. Ma cosa fai? Io non ho fatto niente! Cosa fai? La schiena! Ma le dico che non ho fatto niente! Non è vero, bugiarda! Te facevi finta di essere la mia sorella e invece no! Sei una ladra, se abbiamo visto alle telecamere! Adesso basta, vieni con me in centrale! Ciao ciao, Vanessa! Se sempre questo è il tuo vero nome! Ma lei non è Vanessa, lei è Aurora. È una ladra che va a rubare in tutte le case degli youtuber. Grazie che l'avete finalmente catturata. Bene, adesso vieni con me in centrale. Ti chiuderemo in prigione e butteremo via la chiave. Ragazzi, come avete visto, Vanessa, che si era spacciata per mia figlia, cioè sua sorella, alla fine era un ladro che rubava a casa degli youtuber. Mamma, io mi ero appassionata. Mi dispiace, Giorgio. Mi dispiace veramente tanto, guarda, che tu abbia creduto che lei fosse tua sorella. Anch'io, Giorgia, ci avevo creduto. Comunque, forse è meglio così. Meglio non avere una sorella che una ladra in casa, che va a rubare a casa degli youtuber. Ok, amore mio, dai. Oh, ciao! Pingui sugli sci. Ci possiamo fare una foto? Cheese! Guardate com'è venuta. Visto che mi sto annoiando a giocare da sola, vado fuori a giocare con le mie amiche. Babbo, posso andare a giocare con le mie amiche? Babbo, babbo! Ora cosa faccio da solo? Mi sto annoiando. Uffi. Pronto, Sharon, ciao, come stai? Ah, ti volevo chiedere, perché non vieni a casa mia a giocare insieme a me? Ah, ok, non puoi venire perché stai giocando con tua sorella. Ah, va bene. Ci vediamo domani. Ciao. Tutte le mie amiche hanno un fratello e una sorella con cui giocare quando fuori piove. E io sono l'unica senza una sorella e un fratello. Infatti gioco da sola e mi annoio. Ora vado a chiedere alla mamma se mi fa un fratello e una sorella. Mamma! Io sempre una pioggia. È uscito il nostro primo libro, lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia oppure su Amazon. Correte a comprarlo! Mamma! Che c'è, Giorgina? Me la fai una sorellina? Giorgina, ma come fai una sorellina? Giorgia, non è una cosa che si può fare a comando, ma puoi, scusami. Abbiamo già te, un'altra sorella come te che combina dispetti, combina guai, ogni giorno fa un incidente. No, no, io non la voglio un'altra figlia come te, quindi no, Giorgio, te la possiamo fare un'altra sorellina, eh? Non è giusto, tutte le mie amiche hanno un fratellino o una sorellina per giocare, io sono sempre da sola. Uffa! Quel suono? Tipo suono di trilli che lancia la polverina magica. Boh, vuoi vedere cosa è successo di là? Ma quella bambina chi è? Non ci credo! No! Ragazzi,
faccia che c'è fuori. Giorgia! Tizia! Giorgia! Che l'hanno fatto? Speriamo che il papà non si accorga che la mamma è diventata bambina. Ma mi fai? Assaggiavo! Ma non è roba da mangiare! Come no? Guarda! Patatini! È roba di plastica! Giorgia! Giorgia, ma chi è questa bambina? È la mia amica! Ah, ok! Senti un po', ma hai visto la mamma? Vero! La mamma mi aveva detto che andava a fare la spesa, quindi non c'è, ok? Andava a fare la spesa? Non me l'aveva detto! Vabbè, fatele bravo, ok? Sì! Non sapevo che oggi doveva arrivare un'amica di Giorgia a casa nostra! Non l'ho mai vista, non penso di averla vista né a scuola, né al parco giochi, né alle feste di compleanno, eppure ha una faccia che mi assomiglia a qualcuno. Magari mi sto sbagliando. Preparo la frittata. A proposito di frittata, Giorgia, ma io c'ho un po' di fame e c'è qualcosa per fare merenda? C'è plum cake, ti piacciono i plum cake? Buoni, mi piacciono un sacco, li vado a prendere. No, ci vado io a prenderli. No, ci vado io a prenderli. No, ci vado io. No, se non ci vuoi prendere io, urlo e piango. Ok, ma ci sei, però stai attenta, Bene, vado. Ciao, babbo Salvo, prendi due plum cake, va bene? Ok, due mail inviata. Vediamo chi ne sono. Oh, ragazzi, ma è passata un'ora. Ma Cinzia, ma che fine ha fatto? Ma dov'è che è andata a fare la spesa? Sai che vi dico? La chiamo così vediamo dov'è. Ragazzi, ma io sento il cellulare qui in casa. Ma l'ha lasciato qui? Cioè, è andata a fare la spesa e ha lasciato il cellulare qui? Ma lo sentite voi? No, mi andata la camera. Giorgia, ma senti, ma lo senti questo cellulare della mamma? È qui il cellulare? No, è qui. Come qui? Giorgia, perché la tua amica ha il cellulare della mamma? Non lo so. Come non lo sai? Ma scusami, bimba, ma come ti chiami? Cinzia. È un'amica che si chiama come la mia mamma, ok? Giorgia, guarda, io più la guardo più mi assomiglia alla mamma. Giorgia, che cosa hai combinato, Giorgia? Non ho combinato niente. Giorgia, questa qui è la mamma, dimmi la verità. Va bene, la mamma. Non so più come si fa, ne ho già espresso uno. Giorgia, fai quello che ti pare. Vai in camera, esprimi un altro desiderio, fa la danza della pioggia, chiedi un suggerimento, fai quello che ti pare. Io tra un'ora entro in camera e voglio vedere mamma Cinzia. Ci siamo capiti? Va bene, papà, ma io non so come si potrà fare. Ragazzi, non so come ha fatto Giorgia a farla diventare piccola. Spero che ci riuscirà. Comunque, se voi avete qualche suggerimento, qualche pozione magica, qualche formula magica, magari scrivetelo nei commenti. Perché se mi rimane così, dovrò stare dietro a due bambine. Non va bene. Giorgia, che stai facendo? Babbo, sto guardando la televisione. Ecco, immaginavo. Senti un po', Giorgia, oggi è festa. Ma che vuoi stare tutta la giornata davanti alla televisione? Sì, babbo, che c'è di male? Ma come che c'è di male, Giorgia? Ma potresti giocare, potresti andare fuori, potresti fare un sacco di cose. Ma ti propongo una cosa io. Ti va di giocare insieme a me? Sì, babbo, ma che gioco? Si gioca... Non ci avevo pensato. A dama? Va bene, babbo, ma non so giocare. Qual è il problema? Te lo spiego io ci so giocare, te lo spiego io. Va bene? Va bene, babbo, giochiamo. Ma che? Dove la prendere? Ok, Giorgia, allora questa è la dama. Ci sono le pedine nere e bianche. Quale scegli? Nero. Nero, perfetto.
Babbo, però adesso come si gioca? Giorgia, è molto semplice. Guarda e ascolta bene quello che dico. Allora, per giocare insieme, innanzitutto iniziano sempre quelli bianchi e bisogna scavalcare un posto. Bisogna sempre andare in, non me lo ricordo, in obliquo. Comunque, guarda qui, basta fare così. Dopodiché, quando la tua pedina sta vicino alla mia, tu puoi saltare, nel saltare puoi mangiare la mia pedina, ok? E poi se io invece vado vicino di te, girate, tu cosa fai? Non stare vicino a me, perché sennò se io so troppo, ti mangio facendo un altro sa. Poi tu puoi anche mangiare due volte, se le pedine sono tutte stessi in fila, tu puoi saltare uno, due, ne mangi due. Quel caso vuol dire che tu sei quasi il re e puoi mangiare tutto quello che ti pare. Praticamente poi vince se riesce a mangiare tutte le pedine e l'avversario rimane senza mosse. Hai capito? Babbo, per la verità non ci ho capito un tubo. Possiamo andare fuori a giocare tutte ed insieme? Ma dai Giorgia, prova a fare una partita con me. No dai babbo, andiamo fuori. No dai Giorgia, non c'ho voglia di andare fuori, anche perché mi fa freddo. Se ci vuoi andare, baci da sola, però ti raccomando, non ti fare male e soprattutto non giocare con l'acqua della piscina. Ci siamo capiti? Va bene babbo, non ti preoccupare. È uscito il nostro primo libro, lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia oppure su Amazon. Correte a comprarlo! Ragazzi, se pensate anche voi che il gioco della dama è noioso, lasciate tanti like e iscrivetevi al canale. Ah no, lo voto all'incontrario. Così? Era sempre una scimmia. L'ho preso nel piede. Vai, bravo. No, aiuto, vieni qua. Cattivo. Vai. No. Mannaggia, mi è finito in acqua. Devo stare attenta che il babbo non mi vede, perché non vuole che gioco con la piscina. Ora come faccio a prenderlo? È finito proprio quasi in mezzo. Con la presenza. Ah, mi sono schizzata tutta. Bravo. Meno male che il babbo non mi ha vista. Giorgia, che stai facendo lì vicino alla piscina? Niente babbo, sto giocando con i cerchi. Va bene Giorgia, però ti raccomando, spostati dalla piscina, perché se casco di cerchi dentro la piscina mi arrabbio. Va bene babbo, stai tranquillo. Ok. È meglio che cambi gioco. Adesso voglio superare il record. Voglio fare il giro della piscina in 10 secondi. Pronti? Tempo, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 secondi. Uffa, non è giusto, ci devo riprovare. Adesso ce la farò. Caduto in piscina. E ora come faccio a prenderlo? È in fondo. No, aiuto. Se lo scopre il babbo si arrabbia di brutto. Oh, davvero, come faccio a prenderlo? Adesso provo a prenderlo col retino. Aiuto, è troppo grande. Lo sto toccando, sì. Perfetto, adesso lo dovrei girare.
Oh, Giorgina, hai finito finalmente di giocare a monopattino? Sì, babbo. Giorgia, ma sei strana. Cosa hai fatto? Non ti vedo tanto bene, eh? No, babbo. Aia. Giorgia? Ma togli quella mano? No. Togli la mano, Giorgia, per favore, togli la mano. Ma che cosa hai fatto al ginocchio, Giorgia? Oh, babbo, sono caduto, non l'ho fatto apposta. Lo sapevo che succedeva qualcosa. Ora mettiamoci seduti sullo scalino e mi spieghi che cosa hai combinato, ok? Giorgio, ora mi spieghi come hai fatto a farti male in giardino. Babbo, stavo correndo e sono caduto nei sassolini. Nei sassolini? Ma dove sono questi sassolini? Che c'è il cotto e poi c'è l'erba. Scusami. Scusa babbo, ho sbagliato. Nell'erba. Cioè tu nell'erba ti sei fatto uno sbuccio così, Giorgia? Ah, quanto andava? 200 all'ora? Sì, andavo veloce. Giorgia, non so se crederti. Comunque, ora si chiama la mamma e ti fa medicare la ferita, perché se continua a uscire sangue ti può fare anche infezione. Cinzia, puoi venire un attimo per favore, che si è fatta male, Giorgia? Come si è fatta male, Giorgia? Che hai fatto, amore? Dice che è cascata correndo sull'erba e si è sbucciato tutto il ginocchio. Guarda in che condizione sta. Fammi vedere, Giorgia. Ma uffa, ma te l'avevo comprati ora questi pantaloni. Che dobbiamo fare? Mi fa male. Andiamo a medicarci, dai, ce la fai a salire gli scalini? Sali con quell'altro lì, con l'altra gamba. Brava, ancora, ricambia piede. Ragazzi, io vado un attimo fuori a sistemare tutti i giochi che Giorgia ha lasciato in giro. Che sta per piovere, poi si bagnano, ok? Va bene. No, babbo, li ho sistemati io. No, non l'hai sistemato te, l'ho visto che ero tutti fuori, ok? Non ti preoccupare, ci penso io, tu vai a medicarti il ginocchio. Andiamo, dai. Allora, amore mio, ora forse ti brucia un po', eh? Si ricambia cotone. Che brutta ferita. Metto il cerottino, tutto bello colorato, ecco fatto. Su, dai, vedrai che ti passa presto. Ora andiamoci a cambiare, vieni. Ecco, guardate qui, guardate qui. E meno male, dice che aveva sistemato. Ok. Ma quanto pesa questo? Ragazzi, ero sicuro che Giorgia prima fuori stava giocando col monopattino. Ma dove l'ha lasciato? Io non lo vedo. Eppure sono sicuro che ci stava giocando, eh? Che cos'è quella cosa colorata? Ma quello è il monopattino di Giorgia! Ma come ha fatto a finire dentro la piscina? No, ma ora come faccio a prenderlo? Come io capisco? Ora entro a casa e gliene dico due. Ora mi sento, ora mi sente. Giorgia! Giorgia! Dove sei, Giorgia? Oggi la combinata grossa! Oggi la combinata grossa! Giorgia, dove sei? Giorgia! Oh, mi sa che il babbo se n'è accorto. Salvo, ma cosa c'è da urlare? Cosa c'è da urlare? Vieni con me che ce lo facciamo dire da Giorgia, vieni. Giorgia, mi devi dire qualcosa? No, babbo. Sei sicura? Sì. Non è che quella ferita c'entra qualcosa con il monopattino? No. Giorgia, guarda che se continui a dire di no, aggrava ancora di più la tua situazione, che non è bella, te lo sto dicendo. Dimmi la verità subito. Va bene, babbo, ti dico cosa è successo. Io volevo fare il record della piscina, che devo fare il giro in 10 secondi. Però stavo andando troppo forte e ne avevo perso il controllo e io mi sono fatta male e il monopattino è caduto in piscina. Hai visto perché ti avevo detto di non giocare accanto alla piscina? Perché possono succedere queste cose. Ma la cosa che mi fa più arrabbiare è che hai lasciato il monopattino dentro la piscina, non mi hai detto niente, e il fatto che posso anche pensare che se cadevi dentro potevi anche affogare. Babbo, ma non l'ho fatto apposta, dai. Ma io ho capito che tu non l'hai fatto apposta, però dimmelo, non puoi lasciare il monopattino 3 ore dentro la piscina. Lo sai che poteva andare a finire nei filtri della piscina e poi si poteva rompere e noi quasi è stato non si poteva fare più il bagno?
Comunque, Giorgia, oggi l'hai fatta grossa. Mi hai fatto troppo arrabbiare, quindi ora ti tocca una bella punizione. No, non l'ho fatto apposta, Babbo. Salvo, però non essere così drastico e drammatico e cattivo. Poverina è caduta, dai, non l'ha fatto apposta. No, Cinzia, non funziona così. Lei deve imparare ad ascoltare quello che noi gli si dice, perché se no succedono poi queste cose, ok? Non mi sta bene, non mi sta bene. Ora si becca una bella punizione. Quindi adesso salutiamo i nostri amici che ci stanno guardando, ok? Ma prima vuoi dire qualcosa a loro? Babbo. Ragazzi, ascoltate sempre i consigli dei vostri genitori, perché se no succede quello che è successo a me e vi beccate una bella punizione. Allora ragazzi, noi vi salutiamo. Se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella degli aggiornamenti e soprattutto lasciateci tanti like. E io e Giorgia, un po' ferita e io arrabbiato, vi salutiamo con un grande wow. E adesso Giorgio, tu stai in camera che io devo cercare di recuperare quel monopattino che sta in fondo alla piscina. No, non è giusto.